parliamo di musica, di promesse musicali che vogliono diventare certezze nel firmamento appunto della voce e dei suoni. Siamo con Mimmo Mignogna, tarantino, titolare dell'etichetta musicale Musica E. E allora Mimmo, un compito arduo il tuo, queste nuove leve, questi giovani soprattutto che si presentano e coltivano un sogno. Tu devi accompagnarli in questo percorso. Certo, comunque è un percorso abbastanza piacevole e molto divertente. Ormai svolgiamo da 10 anni e quindi ci piace, e quest'anno stiamo lavorando a diverse produzioni discografiche. Per prima è uscita la produzione di Simone Goccia, abbiamo fatto la distribuzione di Aldo Liotino con la sua produzione Universo. Prossimamente avremo anche un cantante, diciamo, di fama anche abbastanza nazionale, conosciuto in un certo senso, non faccio il nome per scaramanzia, però voglio dire, prossimamente avremo qualcosa di più importante. E poi c'è anche un'altra produzione che stiamo lavorando per quest'estate, leremo, cammin facendo, vi seguiremo. Ma vediamo un po' proprio operativamente, cosa fa un produttore? Cosa fa un produttore? È sempre alla ricerca, è sempre in giro, oggi soprattutto sui network, dove praticamente si manifesta tutto, quindi dove c'è la vetrina di ogni ragazzo dove propone le proprie scelte musicali. Quindi stiamo a vedere cosa succede e se c'è qualcosa di interessante siamo noi stessi che ci proponiamo. Tanta professionalità, ma anche tante doti umane, perché parliamo di giovani, di ragazzi in una fase di crescita, e quindi c'è anche un ruolo psicologico da parte tua nei loro confronti. Soprattutto questo, almeno per quanto mi riguarda, io lo faccio con passione e con amore il mestiere che faccio, quindi cerco di dare il massimo di me stesso, ma soprattutto, come dici tu, dal punto di vista umano, cioè esistiamo prima noi e poi tutto il resto, insomma. Tanti giovani che sognano, chi ti vuol contattare, come deve fare? Beh, oggi è semplice, basta andare su Facebook, cercare un Mimmo Mignogna oppure Musica e Recording, troveranno la pagina di Facebook e possono tranquillamente contattarmi. Con l'augurio, forse anche la certezza, che il sogno diventi realtà.